L'asino, l'asino, l'asino! Fermati, l'autobus, voglio vedere l'asino! Scusate, non ci potesse fermare l'autobus che la bambina ha visto l'asinello? Ma non mi importa niente, no, no! Io voglio vedere l'asino bianco, io devo vedere l'asino bianco! Nell'arco di una notte hanno preso 5.000 detenuti da tutta Italia e li hanno sbattuti nelle carceri speciali. E la peggiore era Rasinara, perché eri isolato e eri su un'isola. Ora tu puoi pensare che essere isolato è uguale dappertutto, ma non è così. Anche Trani era un carcere speciale, anche lì eri isolato, però lì da fuori ogni tanto sentivi i rumori del treno. Sentivi che facevi parte di qualche cosa, invece alla Sinara. Solo i rumori del carcere, da fuori. Solo le grida dei gabbiai, tutto il giorno, sempre uguale. Ah, ah, ah! Perché la Sinara ormai ci arrivi solo con delle gite organizzate, che la Sinara ormai non è che natura. E non ci abita più nessuno e si è conservata praticamente incontaminata, perché fino al 97 c'era un carcere. E prima c'era un campo di concentramento dove durante la prima guerra mondiale sono morti qualcosa come 7.000 prigionieri austro-ungarici. E prima ancora c'era un lazzaretto dove le navi con peste, colera o altre malattie infettive venivano a passare il periodo di quarantena, no? Attendere che guarisse chi doveva guarire e morisse chi doveva morire. E io ho anche conosciuto uno che ci ha vissuto alla Sinara, uno degli ultimi, che non era un austro-ungarico, non era neanche un appestato, era appunto uno che è stato ospite del supercarcere di massima sicurezza della Sinara. Esattamente era un brigatista, uno che si è fatto insomma 6 mesi di brigatismo e 25 anni di carcere, dei quali 3 nel supercarcere di massima sicurezza della Sinara. Tour della Sinara 2003. Parole crociate facilitate di cultura generale divulgativa nazional popolare. 1 orizzontale. Come va? 4 lettere. Potrebbe essere bene, ma potrebbe essere anche male. Noi eravamo convinti di morire, eravamo sicuri che ci avrebbero ammazzati tutti, ci hanno sparato dentro dalle 10 di sera alle 5 di mattina, alla mattina. I libri con cui avevamo barricato le finestre, beh, erano pieni di pallottole. È il nostro primo giorno da sole. Non pensi che la nostra delicata epiderme anglosassone possa risentire di un'eccessiva esposizione al raggio ultravioletto? Don't worry, non ti preoccupa. Mediamente, la sigaretta media devo durare 3 minuti. Te potrebbe durare anche di più. Dipende dalla pausa tra la boccata e la successiva. Fai la pausa più lunga. Solo che poi, durante la pausa, che fai? I castrati, Dici, ma non ci stanno più i castrati, una roba che si usava al 700 alla corte del re. Sì, però ci stanno i pedofili, capito? Tu prima li castri per prevenzione e poi li fai andare a livello di inserimento terapeutico, no? Tutti i pedofili, mami, ma puoi andare anche più su, che adesso ci metti le voci bianche, i bambini, proprio a fianco ai pedofili, capito? Abbracciati proprio, no? A dimostrazione dell'avvenuto reinserimento terapeutico, il pedofilo castra tutti i bambini, papi, pedofili, popi, niente più. Ciao babbo, lui. Come va? Io, tutto bene babbo, e tu? Lui. Novità? Io, niente di particolare, babbo, e tu? Lui. Dove sei? Io, alla Sinara in Sardegna, babbo, e tu? Lui. M.H. Pausa. Sai, Andrea, un giorno ti voglio raccontare una storia. Io afferro il toro per le corna, tiro fuori una sigaretta che tenevo tutta stropicciata in tasca, la stiro alla belle meglio e dico: dimmi, babbo, un giorno, mi fa lui. Che vuol dire quando sarai grande, quando potrai capire. Ma vuole anche dire, ecco, tra poco sarai grande, tra poco potrai capire, potremo capirci. Poi non me l'ha più raccontata questa storia. Forse ha dimenticato, ma io non credo. Io potrei adesso andare da mio padre, tirando fuori una sigaretta elegantemente stirata da un pacchetto regolarmente acquistato, e dirgli: allora, babbo, ti ricordi quella storia che mi volevi raccontare? Ma lui potrebbe obiettare: e tu, sei diventato adulto? E io dovrei rilanciare. Io ho altri obiettivi, babbo. La resa dei conti. Franco, mannaggia! Scusa un attimo, Franco, ti devo lasciare. Sì, ho capito che sei tu, appunto, ti lascio senza che ti offendi, ti lascio per te medesimo. Scusa un attimo, Franco, sono al telefono. Senti, Franco, ti devo pure lasciare. Magari ci sentiamo più tardi. No, con te ci sentiamo subito, Franco. Non sto urlando a te che stai qua, sto urlando a te che stai là. Ho capito che sei tu che stai là, mi telefono e sta qua. Senti, parlaci tu con Franco, per favore. C'hanno pure la televisione.
Cioè, allora io dico, onesto lavoratore contribuente che lavoro tutto il giorno col sudore della fronte che mi rimbocco le maniche per comprare la pagnotta, poi arrivo a casa stanco, finalmente accendi la televisione, una ballerina, una velina, un quiz. Tu, delinquente, che già delinquisti, non vai in casa tutto il giorno, ti accendi la televisione, una ballerina, una velina e quiz. Cioè, allora dove sta la differenza? Comunque. Io volevo fare uno spettacolo sul tempo. Il tempo. Che cos'è il tempo? Io so che cos'è il tempo, ma se me lo chiedete non lo so più. Questo lo diceva Sant'Agostino. Il tempo è quello che uno dice, quanto ci vuole da qui a qui? 2 ore. Però in questo caso misuri le distanze. Oppure uno dice, quanto ci vuole? 2 ore in auto, ma 4 ore in treno, ma 24 ore a piedi. Però in questo caso misuri le velocità. Ma se stai fermo, che cosa fa il tempo?